Lo volevate sto cazzo di episodio, eh? Il secondo episodio. Mamma mia, quanto lo volevate. Adesso finalmente. Madonna, ve lo faccio subito. Eccezionale. Bella regà. Benvenuti in questo nuovo video, secondo episodio di M Creator. Quindi come fare una mod con questo programma. In questo episodio, come di consono, secondo episodio, cosa si fa? Si fa l'item. Item che in questo caso io farò il Marnit Ingot, ok? Che useremo sia per fare i tool sia per fare le armor, quindi sia per fare l'armatura. Quindi andiamo a prendere la nostra texture su resource, crea un item block texture, ingrandiamo, facciamo load image, allora lo prendiamo e facciamo desktop. Questo sì, ho modificato un ingotto di iron. Usa, questo è un item e lo chiamiamo Marn Ingot. Mi sembra che non si poteva lasciare spazio, ma in ogni caso. Ok, adesso andiamo su. Crea un nuovo elemento. Spuntiamo item. Io direi anche no, aspettate. Mettiamo schermo intero. No, ciao. Item e lo chiamiamo Marnite. Non si possono lasciare spazi, vi ricordo. Ingot. Ok, e adesso ci apre la nostra consueta finestra. La prima finestra dobbiamo praticamente solo selezionare la texture. Qui se volete mettere delle informazioni speciali, e qui sono dei parametri per la render type, vuol dire il rendering, che per chi fa video su YouTube vuol dire quando tu un video in fase di rendering, quando appena finito di registrarlo e lo stai renderizzando, proprio si dice, quindi prima di editarlo. In questo caso io non spunto niente, anche perché sono parametri un po' più avanzati. Adesso, nome nella GUI, dannato Samsung Gun Neo, maledizione, Abba Zap, che devo mutare tutto. Allora, nome nella GUI, lo chiameremo Marn. Qui si possono lasciare spazi, Ingot, anche su Sky, Madonna. E lo mettiamo nei. Tecnicamente sarebbe ancora nei blocchi. No? Ok, dove lo mettiamo? Lo mettiamo nei blocchi. Poi stack size è staccabile a 64 come default. Cioè io lascio 64, poi ovviamente voi potete mettere qualsiasi parametro. Anche alzarlo mi sembra. No, massimo è 64. Non ha una durata, quindi se volete mettergli una durata, mettetegliela. Fate che per esempio 1 corrisponde a un blocco rotto, io metto 0, così almeno anche se spacca i blocchi, diciamo che è infinito. Tipo di tool, non è un tool, quindi io lascio 1. Ah sì, questo era enchantability, scusate, io non lo metto enchantabile. Fa del danno? Può distruggere i blocchi? Sì. Sta nella griglia del crafting, sì. Può spawnare nelle chest. Allora, chest, che ovviamente non le vostre chest, quelle che fate voi, troppo facile, ma nelle chest, per esempio, quando avete, qui vi dice bonus chest, cioè che è quella quando andate a creare il mondo, se volete una chest bonus che vi danno all'inizio. Qui c'è la probabilità di spawn, che è 10 normal, io dimetterei di alzarlo un po', magari ci viene anche fuori, 50, la quantità minima e la quantità massima. Andiamo a mettere nella bonus chest, oppure potete mettere una del dungeon, quelle delle librerie, tutti quelli delle strutture presenti in Minecraft Vanilla. Quindi adesso lo spuntiamo. Può essere droppato come il grass seed, cioè i semi quando andate a spaccare random l'erbaccia. Io direi no, ma se lo spuntate, qui dice 10 è come i normali semi e 1 è molto raro. Ok, next.
Riguardo gli eventi, io direi che fanno solo la gara, di conseguenza non li metto, magari farò un episodio a parte. E come si crafta? Io direi di fare mod cuocendo il marmite. Ora ci dà un lingotto di ingot. Finisce. Perfetto, adesso ci vediamo dopo quando ho finito di crearlo. Perfetto, ready. Infatti, se adesso andiamo su My Workspace, vediamo che anche il Marlingot è presente. Facciamo Start Client. Qui vi sta aprendo Minecraft, che ovviamente, come ricordo, è già installato. Intanto che si apre Minecraft, approfitto per dirvi che l'episodio precedente è in descrizione. E abbiamo creato il blocco nella puntata precedente, infatti. Ragazzi, intanto che carica il Minecraft che è già installato sul... Ecco, ha caricato già. Perfetto. Vi dico che la puntata precedente in descrizione dove abbiamo creato il blocco per qualsiasi cosa che magari volete rivedervi, non volete andare sul canale a sfogliare, vi lascio il link sotto in descrizione. Quindi facciamo ogni single player. Questo lo possiamo togliere. Lo chiamiamo test lingotto. Tutto attaccato, ci mettiamo in creative, l'abbiamo messo nelle evolve chest, quindi andiamo crea nuovo allora figo, il popolo. Eccola, vediamo se c'è. Oh, mamma mia, spawnato tipo random. No, non ci ha spawnato il Lingothouse. Quindi adesso andrei a cercare randomicamente, velocemente, se troviamo il blocco spawnato. E noi ci rivediamo dopo. Trovata. Eccola qui. Adesso dobbiamo solo fare il test. Che ci dice, allora vediamo. Devo andare su Tools e devo prendere, perché non mi ricordo più se l'avevo messo con minabile col piccone di roccia o quello di ferro. Quindi facciamo game mod 0. Allora, proviamo col piccone di. Sì, perfetto. E anche col piccone di iron, giusto? Sì, perfetto. Quindi è già prendibile, diciamo così, col piccone di roccia. E intanto ho questi due picconi. Approfitto, mi prendo 8 propri pezzi di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, via, 9. Allora, buttiamo giù anche questo albero. Proprio quanti pezzi mi servono? 2. E facciamo così. Allora, ovviamente la skin non c'è, ragazzi, perché in questo mini launcher, diciamo, proprio non c'è. Non ve la carica perché tecnicamente non ha niente senso vedersi la skin. Quindi mettiamo la fornace, mettiamo a cuocere, vediamo un po'. Tecnicamente se brucia vuol dire che qualcosa ci starà dando. Andiamo. Olè, Marnangot, ecco qui. Forse un po' bruttino, eh. Boh, dovrò mettere meglio la texture come ho fatto con il Marnite Ore perché mi piace, mi piace. Vedetelo. Guardate com'è bello. Quel porco ci sta guardando, bastardo. Quindi ragazzi, il tutorial è finito. Spero di esservi stato utile per qualsiasi cosa, qualsiasi problema che avete. Commentate qui sotto nei commenti, vedrò come risolvere. Iscrivetevi al canale, al nostro canale, mio di Marn e di Rigo. Se vi siete persi, come dicevo, l'ultimo episodio, andatevelo a vedere, cioè il primo episodio del M-Creator, del tutorial dove abbiamo creato il blocco, andatevelo a vedere, link in descrizione. Spolliciate e noi ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti!